Amici sportivi, benvenuti da Matteo Monte al Pasquale Castrovillari di Acri per un incontro amichevole che davvero emoziona tutti gli appassionati di calcio dilettantistico. Arriva ad Acri una squadra di Serie A, la nostra squadra di Serie A, l'Orgoglio Calabrese. Stiamo parlando del Crotone. Proprio ora a centrocampo c'è una presentazione. E dobbiamo dire che è davvero una bella emozione raccontarvi di questa partita di oggi 22 luglio 2017, FC Calcio Acri contro FC Crotone. E ora c'è una premiazione, premiato Eugenio Caligiuri, team manager del Crotone e il direttore sportivo, che ha bisogno davvero di poche presentazioni, Beppe Orsino, un po' autore di questo grande successo del Crotone, visto che c'è stata una scalata di categoria in categoria. Orsino è praticamente da sempre il direttore sportivo di questa squadra, che sta davvero facendo delle cose strabilianti. Poi parleremo anche della scorsa stagione, la stagione nella quale il Crotone riuscì a guadagnare la permanenza in Serie A alla prima partecipazione. Naturalmente presenti il vicepresidente Viteritti e il presidente Santo Falcone. Continuano i riconoscimenti. E il portiere del Crotone, Gordaz, premiato. Lo ricordiamo, l'anno scorso, uno dei tanti giocatori a non mollare mai, un capitano vero, una grande rimonta, quella del Crotone l'anno scorso, ma ne parleremo più avanti. Allora, parleremo di questa bella partita, questo incontro amichevole, la prima uscita del Crotone di Pascuzzo, una storia un po' particolare questa, con un passaggio di consegne tra una società e l'altra, un'estate sicuramente che non ha annoiato i tanti tifosi del calcio Acri. Pascuzzo in panchina, Falcone presidente. Intanto parliamo anche di questa splendida cornice di pubblico, guardate un po' la tribuna ospite con i tifosi del Crotone, abituati alle trasferte di Serie A, sicuramente una trasferta più agevole ora da Crotone ad Acri. Gremite le tribune del Pasquale Castrovillari, tanta gente. Guardate un po' quanto entusiasmo. Un Castrovillari vestito a festa per questa prima volta, una squadra di Serie A qui ad Acri. Veramente una bella emozione, tra poco scenderanno in campo. Ecco, proprio adesso arriva il momento della squadra in Serie A che gioca qui ad Acri. Vi ricordo la terna arbitrale, Zito di Rossano, assistenti Marucci e Petrini. Grande cornice di pubblico, tanti media presenti, tifo organizzato da una parte e dall'altra, presenti, fumogeni dei tifosi del calcio Acri. E amici, siamo pronti a partire. Ormai manca davvero poco. Siamo pronti a partire, vado subito con le formazioni, partendo naturalmente dagli ospiti del Crotone, con l'1 Gordaz, col 2 Faraoni, 3 Sampirisi, 4 Sulici, 5 Ceccherini, 6 Cabrera, 7 Roden, 8 Barberis, 9 Nalini, 10 Tonev, 11 Budimir. In panchina Feste e Viscovo come portieri di riserva, poi Capone, Liveira, Esposito, Martella, Giannotti, Dussenè, Borrello, Araccio, Kotnik e Diletto. Andiamo a raccontare degli 11 del Crotone: Franza, Viteritti, Luzzi, Fabio, Itri, Perri, Lamirata, Sposato, Pascuzzo, Franco, Levato e Scaglione. Questi gli 11 che scenderanno in campo. Manca davvero poco ormai e ci sarà questo esordio
di una squadra di Serie A su questo terreno di gioco. Quindi auguri sinceri al Calcio Acri per questo nuovo corso che comincia nel migliore dei modi, in un modo davvero molto molto prestigioso. Una squadra di Serie A, la squadra di Serie A calabrese che gioca qui. Tra poco vi racconteremo della permanenza del Crotone, vi racconteremo della storia del Calcio Acri, davvero un pomeriggio da non perdere, e sono accorsi un po' da tutta la provincia e oltre i tifosi appassionati di sport. Davvero una bella emozione, tra poco si parte. Ringrazio per la parte tecnica Giuseppe Piro e Vincenzo Marino. Ritorniamo a raccontarvi di calcio, cominciamo con questa grande partita, è sicuramente una bella emozione. Tra qualche istante si parte, foto di rito e poi sarà spazio al calcio. Foto per il Calcio Acri. Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del signor Zito di Rossano. Tra poco si parte, partiti in questo istante. Va subito in pressing il Crotone. Naturalmente stiamo parlando di una squadra che è in ritiro da diversi giorni, seconda uscita stagionale. Nella prima uscita la squadra di mister Nicola ha vinto per 12-0 contro una rappresentativa crotonese nel Memorial Parrilla, monologo praticamente per i ragazzi del presidente Gianni Vrenna, anche se nella formazione che ha affrontato la squadra c'erano giocatori di tutto rispetto che noi conosciamo, ma stiamo parlando di calcio dilettantistico, ossia Lino Amoruso, Alessandro Riolo e tanti altri, ma sicuramente non si possono mettere a confronto. Parlavamo di queste due squadre che si sono affrontate nel corso della loro storia. L'Acri ha disputato diversi campionati di Serie D, il Crotone è partito intanto, attenzione a questo primo allungo con Budimir che di un soffio non ci arriva. Parlavamo della storia appunto di queste due squadre. Tanto entusiasmo per questa partita, il Crotone si è reso protagonista di anni fantastici culminati con la promozione in Serie A, e l'anno scorso poi molti l'hanno definito un miracolo sportivo, ossia una permanenza conquistata proprio all'ultima giornata. Intanto attenzione a questo tiro e questo gol che arriva al secondo minuto, Sampirisi. Un tiro dalla distanza, è davvero un bel gol, subito il taccuino. Secondo minuto, Sampirisi 1-0 per il Crotone.